Bobby, il mio cane morto, non gioca più. In effetti, per guardare quel piccolo bastardo negli occhi mi tocca inginocchiarmi e mettere la testa per terra, oppure girarlo con un bastone. Ho pensato di inchiodargli la testa al capannone fuori casa così che le formiche lo lasciassero stare. Ma come diceva il mio vecchio, le formiche si arrampicano. E così in fin dei conti non è stata una buona idea. Era un bravo cane comunque e odio vederlo putrefare. Ma sono anche stanco di portarlo con me in giro dentro un sacco, lasciandolo poi nel freezer la mattina e la notte. Un'altra cosa poi, morire ha spento in lui la voglia di rincorrere le auto, cosa che all'epoca ne ha causato la morte. Ora, per farlo giocare con le auto, devo andare sul ciglio dell'interstatale e trascinare lui ed il suo sacco appresso alle automobili. E quando poi viene investito, devo usare il mio piede per rimetterlo in sesto con tutte le budella. Alla fine della giornata mi fa veramente schifo a guardare dal sacco. E devo ammettere che dargli il bacio della buonanotte sulle sue labbra non è più bello come prima. Comincia a puzzare. Ed un dente gli si è storto e ogni tanto mi graffia la faccia. Domani porterò di nuovo Bobby al lago. Se lo si lega a qualche ramo, lui galleggia. È un bel modo per rinfrescarsi in una giornata afosa e serve anche a ripulirlo da formiche, vermi, quant'altro. Tenendo in forma in quel modo anche il mio piccolo fratellino per 6 mesi. Non fu però il fatto di inchiodarlo al capannone che lo fece apparire dismesso. Non furono le formiche che brulicavano su di lui, ma furono i dannati chiodi. Usammo dei chiodi sempre più lunghi per tenere insieme le sue orecchie, il naso e tutto il resto. Mettendo ogni giorno quei chiodi con il martello, non gli facemmo certo un buon servizio. Il mio vecchio disse che se fosse tornato indietro non avrebbe colpito così forte mio fratello con quella sedia. Ma aveva detto la stessa cosa della mia sorellina quando l'aveva presa a calci in testa. Lei non durò molto comunque. Non conoscevamo i trucchetti che conosciamo oggi. Beh, credo sia giunto il momento di rimettere Poppy nel sacco. A forza di stare in acqua si sta gonfiando. Lo impacchetto così posso tornare a casa a trovare la mamma. La guardo sempre per alcuni minuti prima di mettere Poppy nel freezer con lei.